Buongiorno, buonasera. Tutorial. Allora, questo è quello che faccio io. Io mi faccio tutti i tagli. Ora, siccome se non hai un computer che ti gestisce i layer, devi fare per forza così. Dopo Guarda, io fino adesso due tre layer riuscivo a gestirli un po', però magari ancora. va a pesare. Io per esempio qua, io ti ho mandato già il video, no? E questa è la scena più pesante, anche se poi lui le va a renderizzare, perché se tu vedi qua ci sono dei puntini che scorrono. E ti renderizzano, vedi qua c'è scritto rendering, e quindi tu comunque devi aspettare che finisce di renderizzare per continuare a lavorare. E col computer nostro ci vuole un bel po'. Quindi, tipo per esempio, qua ci sono quindi 5 layer in questo punto, perché sono 4 video più quello che c'è sotto. Vedi, questi sono i puntini che ti dicono che deve renderizzare. Qual è fatto al gruppo là sopra? Li raggruppi tutti insieme, selezionando i quattro video che sono, Sì. e poi ci metti compound clip devi fare. Compound, è vero, sì, l'avevo visto, sì, ok. Quindi io non faccio altro che prendere tutti i video, dato che spesso non, volentieri non ce la fa, li metto uno dietro l'altro, quindi tutti in fila qua. Sì. E poi con l'audio vado facendo i tagli, quindi che so, vedi, mi becco la prima scena. Mi segno con l'audio quando stacca e vado facendo i tagli. Piglio da dietro e porto avanti. Piglio e porto avanti. Piglio e porto avanti. Finché non ho finito tutto il brano. Appena ho finito tutto il brano, metto in sincrono con il primo pezzo l'audio. Metto Però in sincrono. tu hai dovuto fare tutto sto lavoro, però per ogni clip. Ogni clip, sì. E poi te lo vai a vedere tutto e ti metti a posto le scene. Quindi che so, questa qua era leggermente fuori tempo. Hai il video sotto, hai l'audio sotto, quindi te la vai ad accorciare, ad allungare, fai questo tipo di lavoro, in modo che la metti a tempo. Questo è il metodo più lungo e più rognoso. Se il tuo computer riesce a gestire, ovviamente tu devi avere layer qua sopra, tutti così, in modo che vai qua, fai Command B, tagli, tagli. Tagli e gli dici che questo qua non deve sparire e ci deve essere questa scena sotto. Ah, ti continua uno schermo mio. Questo è il metodo più facile, ovviamente, è quello più comune quando lavori in multicam. Però Sì, esatto, guarda a me un attimo, al ce volo. la deve fare il computer. Eh? Ora hai aperto solo due, ma quando ne metti 5-6 non sono sicuro se ce la fa. Esatto, cioè nel senso però mo fino adesso mi girava abbastanza bene, anche perché la memoria ancora ce l'ho parecchia, cioè nel senso ancora su 50 giga liberi. Però Ma nel guarda che senso puoi lavorare pure dall'hard disk comunque col progetto, come si fa? eh? E metti il progetto, sposti il progetto fisico che lo trovi sulla libreria, filmati, Ok. e qua c'è il progetto, diciamo. Dove devo andare? Vai su MacBook HD, Macintosh HD, utenti. Eccola qua. Questa casetta porta dalla sinistra. Finala. Ecco, fermati. Oh. Cliccaci. Vai su filmati. Ok. Qua ci sono tutte le librerie dei video. Ah, Questa qua, tipo Untitled, dovrebbe essere la libreria del progetto. Tu, quando vai su Final Cut, devi rinominare le librerie. io però una cosa non ho capito, cioè per fare quei cazzo dei quadratini, perché prendo Ecco. non spiegamelo un po', fammi un Allora, esempio. per fare i quadratini tu pigli quattro video per esempio, no? Sì. È una cosa di matematica per farli tutti uguali. Io non li ho fatti tutti uguali perché mi rompevo le palle e li ho messi un po' a casaccio. Però tanto erano piccolini, non fa niente quelli miei, quelli dei cori ti parlo. Tu metti quattro video, cerchi di metterli ovviamente tutti a tempo, per esempio, tipo questo. Poi lui c'è una griglietta qua, lui comunque te le allinea quando zoomi. Quindi Ok. devi fare dei movimenti molto delicati, però te li allinea. La cosa pallosa è che non puoi andare oltre una certa griglia, vedi, poi a un certo punto si ferma e non ti fa più mettere a tempo determinate cose, questo è fastidioso, però questa cosa la puoi cambiare la griglia, la puoi mettere come vuoi tu.
Quindi hai questa cosa qua ora. Quello che devi fare è selezionarli tutti e andare su Transform cioè ridimensionarli in base a quanti devi mettere. Per esempio, qua sono e ci scrivi 50. Così questi sono stati messi al 50%. Vedi che sono diventati più piccoli. Oh, ti sposto qua. Allora, poi. Quindi intanto già qua sta iniziando pure a renderizzare. Poi li selezioni e li dovresti spostare, cioè si spostano con questa cosa qua, si chiama transform, serve per trasformare, ridimensionare oppure tagliare o distorcere. Quindi tu in teoria, cioè, lo puoi prendere e spostare, ma non riuscirai mai a farli tutti uguali, quindi è inutile che provi a spostarli in questo modo. Piuttosto dovresti fare una questione di matematica. Questi video sono a 1080, quindi per farli devi fare tipo 1080 per 4. Cioè diviso 4, scusami. 1080 diviso 4 e fa 270. Comunque a 480 te l'ha portato tutto qua sotto. Poi stessa cosa fai qua, credo. No, è qua a 270 invece, esatto. Quindi era 270 qua e 480 qua, o quelli a 1080, se ne hai 4. Trova la tua formula matematica in base a quanti ne hai. E poi fai la stessa cosa con gli altri. Vabbè, che poi se li sposti, Infatti, poi alla fine li sposti. cioè, alla fine capisci. Lui vedi che qua ti dice tipo dove stanno più o meno. Sì. Quindi qua vedi, capisci che cioè, il calcolo che devi fare già è abbastanza. Cioè, man mano che lo sposti, dici ok, più o meno è questa posizione. La vai a trovare e ce lo scrivi. Devi metterci il meno per andare dall'altro lato, quindi meno 480, dopo 1000 bestemmie ce la fai.